Gian Lorenzo Bernini nacque a Napoli, ma ancora bambino si trasferì con la famiglia a Roma. La sua formazione artistica si svolse nella bottega del padre Pietro, pittore e scultore manierista, studiando i grandi maestri del Cinquecento e i modelli classici. Su commissione del cardinale Scipione Borghese, tra il 1619 e il 1624, eseguì i gruppi marmorei Enea e Anchise, il Ratto di Proserpina, il David e l'Apollo e Dafne, suscitando grande ammirazione. L'ascesa al soglio pontificio di Urbano VIII Barberini assicurò a Bernini un posto di rilievo nella vita artistica romana. Nel 1629 fu nominato architetto di San Pietro. La sua attività nella Basilica, già iniziata nel 1624 con la commissione del Baldacchino, lo occupò fino alla morte. Per San Pietro eseguì la tomba di Urbano VIII, la scenografica Scala Regia, oltre allo spettacolare e imponente colonnato antistante la Basilica, eseguito tra il 1656 e il 1667 con relativa sistemazione urbanistica della piazza. Altre importanti opere architettoniche sono la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale tra il 1658 e il 1670 e i progetti per la ristrutturazione del Louvre, mai però realizzati. Sue sono anche alcune fontane monumentali, come la Fontana dei Fiumi in Piazza Navona, la Fontana del Tritone e quella della Barcaccia in Piazza di Spagna. Tra le altre opere ricordiamo anche il gruppo marmoreo dell'Estasi di Santa Teresa nella Cappella Cornaro della Chiesa di Santa Maria della Vittoria e il monumento dedicato alla Beata Albertoni. Morì nel 1680.